Eccoci, benvenuti eroi alla buonanotte. Questa è una buonanotte molto speciale. E benvenuto Giuseppe, Giuseppe Bellantonio, che è il nostro ospite stasera. Grazie, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che avranno la pazienza di seguire. Aggiungerei, guarda, più che altro come posso dire, quell'incanto che si ha quando si ha l'occasione di parlare con una persona del tuo spessore culturale, perché verrebbe voglia proprio di mettersi lì come i bimbi fanno, sai, sulle ginocchia, ad ascoltarti per ore. Quindi già voglio dirvi, sarà una notte molto ricca di cose bellissime. Intanto ti presento Giuseppe, prendo la tua scheda così sono sicura di ricordarmi proprio tutto perché l'ho davanti a me. Giuseppe Bellantonio è esperto in formazione, tecniche di gestione, di marketing, un'esperienza pluriennale nell'ambito del sistema banche e finanza. Quindi tanti numeri nella tua vita, Giuseppe. Sei pubblicista, un giornalista freelance, quindi un collega molto più esperto di me sicuramente, e intervieni spesso con scritti, saggi, interviste su numerose testate e fogli di informazione digitale. Ami studiare, la tua passione è approfondire ogni tematica inerente ai tuoi interessi culturali che spaziano dalla storia alla filosofia all'esoterismo. Quindi sei una persona che quando apre la bocca dice cose interessanti. E questa è la cosa che sono sicura questa notte succederà. Giuseppe, Eccomi. allora, io oggi ho intercettato un video, forse non ricordo, mi capita spesso di viaggiare, di navigare in internet e di incappare in video o in articoli interessanti sugli argomenti che anche a me affascinano molto. E siccome ritengo che il caso non esista, è molto inerente a quello che avevo in mente di chiederti, verrà solo un po' implementato, forse arricchito l'argomento. Dalla scienza, dalla filosofia, sicuramente ci sarà qualche elemento di spiritualità in senso lato, di cui tu sei un esperto, e ti chiedo, partendo dal presupposto che le scritture, che sono punto di riferimento di molte persone, molte di noi che magari in sede di incontro con altre, sai, persone che percorrono un certo tragitto spirituale di consapevolezza, condividono, allora ci si scambiano delle idee, si interpreta, si discute. Comunque sia, sembra che in principio ci fosse il verbo. E il verbo sta per parola, e la parola alla fine è suono. Possiamo quindi dire che il suono ha creato quello stupendo miracolo che chiamiamo universo in cui siamo immersi e continua a creare cose ogni giorno, noi stessi siamo parte del tutto, proprio continuando a dialogare con noi, continuando ad emettere questo suono, questa musica universale. Dal tuo punto di vista, come possiamo sfruttare questa conoscenza, questa presa d'atto che la parola ha in sé un potere creativo e in che modo possiamo avvalerci di questo potere creativo consapevole, usato anche in modo responsabile per cambiare le cose che vogliamo cambiare della vita, della realtà che ci troviamo a vivere. A te la parola. Jasmine, non è un quesito semplice perché tocca molte componenti. Sicuramente il suono ha una forza in sé, ad esempio il suono delle trombe che fece cadere le mura di Gerico, ha una forza in sé delle energie che sono enormi. Nel momento in cui tu indichi che, citando all'inizio, fu il logos, quindi il verbo, direi che il rumore ha sempre accompagnato la crescita dell'uomo e il suo contatto con il trascendente. Rumore nel senso di tuono, rumore nel senso di armonia, rumore nel senso di energie e vibrazioni che collegavano la terra o il
ciò che si trovava in terra, teso, proteso verso il cielo a osservare, perché indubbiamente il primo rumore che l'uomo ha sentito, l'essere umano ha sentito, fosse Neanderthal o Homo sapiens, è stato il rumore dei vulcani, il rumore delle acque, il rumore dei tuoni e i lampi, tuoni e i fulmini. Quelli che sono stati i rumori che più lo hanno colpito, indubbiamente. E necessariamente lui a questi rumori, che erano per lui la voce di un qualcosa, di un qualcuno, sempre indefinito mano a mano che c'era la crescita dell'uomo, ma che lui riponeva a livello animico più che a livello spirituale nel cielo, lo accompagnava in questa sua quotidianità e nella ricerca, dice, lassù c'è un qualcuno di forte, di potente, di enorme, al quale io mi devo inchinare, al quale io posso chiedere un qualcosa. Non è il logos semplicemente come la parola scandita, come la possiamo, ecco, noi stiamo dialogando utilizzando delle parole. Anche il Logos era anche il Signore che parlava a Mosè, utilizzava il Logos, ma contemporaneamente c'era un rumore di fondo, c'era il fuoco che divampava, c'era un tuonare continuo, quindi parola di Dio e tuono, quindi un rumore forte, uno squassarsi del cielo, sono sempre andati abbastanza a braccetto. Io questo penso, quindi per noi questo tipo di fraseggio riferito al cielo è per noi elemento di grande serietà, di grande osservazione, perché se non osserviamo bene il cielo, Jasmine, cioè tutto ciò che è trascendente, non sappiamo nemmeno dove poggiamo i piedi. Li poggiamo sulla terra? Sì, siamo i padroni della terra. Decisamente no. Ci sentiamo padroni della terra? Forse sì, apro parentesi, forse troppo, perché il sentirci troppo padroni e troppo consapevoli ci fa assumere atteggiamenti di dominio, di padronanza, che spesso vanno a sovrapporsi, schiacciandoli di sovente, ad altre sensazioni, ad altre pulsioni, ad altri diritti. Quindi per me tuono, musicalità, logos. Tu pensa soltanto, tu sei una donna di cultura e anche che utilizza le sue vibrazioni, le sue armonie legate alla voce e a quant'altro. Pensa come sarebbe il mondo se non ci fosse la musica, se non ci fossero le armonie. Sarebbe tutto di un piattume assoluto. Quindi, se si perde, se l'uomo andasse a perdere tutta quella armonia, ripeto la parola perché la parola armonia è molto pregna di significati, ci riporta già a Pitagora che studiava le armonie celesti degli astri con le armonie dei suoni, che per lui è un tutt'uno. Quindi, tanto per ricollegarci all'armonia, che non è un concetto a se stesso o fine a limitatezze. Tutto ciò che ci riporta alla natura è grandioso. L'uomo non finisce mai di scoprire la natura per quello che è, quindi un qualcosa da rispettare, un qualcosa da temere, perché se l'uomo offende la natura, la natura colpisce l'uomo. Perché la natura ha i suoi cicli, ineluttabili, circa i quali l'uomo non può intervenire. Non può intervenire sulle alluvioni, non può intervenire sulle catastrofi, sugli incendi, sui vulcani, e non potrà intervenire sull'inversione dei poli magnetici, non potrà intervenire su niente che la natura non intenda, come se fosse una creatura logica, la natura, ma anche qui apriamo parentesi, chiudiamo parentesi, la natura ha una sua logica, la natura ha una sua logica Certo, enorme, ancorché riandare
ai libri, ai testi, alla Bibbia o a quant'altro che ci riportano una natura dominata da una volontà, creata da una volontà. Io sono un creazionista, non sono un evoluzionista. Poi, indubbiamente, una scintilla da qualche parte scoccata ha creato. Quella scintilla poi può aver avuto i suoi sviluppi, ed ecco, dal creazionismo transitiamo allo sviluppo poi successivo, ma chiaramente qualcosa, secondo il mio punto di vista, ci ha determinato, ci ha creato. Quindi è giusto che noi parliamo di creatore, è giusto che parliamo di un Dio che non è un concetto estremamente ampio, non modellabile a seconda delle varie ottiche di gruppo, e questo Dio è per noi la guida e ci guida negli universi, non nell'universo. Noi facciamo parte, la Terra fa parte di un universo. A questo universo io faccio corrispondere di tanti universi, perché non siamo soli nell'insieme, nell'universo di universi. Non siamo soli. Così Meraviglia. non saremmo i soli. Scusami se mi sono lasciato andare. Purtroppo ogni tanto tu fai così con le ditine, fai così il segno della censura. Le forbici censorie sono ben gradite, grazie. Giuseppe, assolutamente il mio movimento di mani non era finalizzato. No, Ah, ne no, no. guarda, neppure abbiamo raggiunto il 12° minuto di diretta o comunque differita per chi ci vedrà in un secondo momento. Quindi siamo tranquillissimi. È che quando ti ho sentito nominare gli universi, in me è scoccata proprio la scintilla, la curiosità di saperne un po' di più. Vuoi accennarci un po' a questo? Io ti parlo di miei punti di vista, ovviamente, rafforzati, suffragati da quelli che sono studi che testimoniano come ci siano state delle civiltà precedenti, come queste civiltà precedenti molto probabilmente abbiano avuto o una matrice o un concorso di matrice, anche fattuale, da parte di esseri provenienti da altri mondi, da altri pianeti, da altre realtà astrali. Sicuramente non possiamo essere soli nell'universo o negli universi, per un semplice motivo: se noi siamo credenti, cioè crediamo in un'entità superiore che nella sua magnificenza abbia potuto creare quello che noi possiamo vedere e ammirare, che è la Terra, che è il mondo, che è il cosmo, perché sarebbe un senso di grave limitatezza pensare che lui possa aver fatto, lui con la L maiuscola ovviamente, questo unico gesto creativo. Il creato è un continuo divenire, una continua metamorfosi, quindi non avranno la nostra forma, avranno altre essenze, ma sicuramente ci sono altri organismi viventi, se non a livello di razionalità. E quindi pensare al buon Dio come nostro esclusivo creatore sarebbe offenderlo e creare una limitatezza alla sua grande, grandissima forza e opera. Pensare a un Dio che sia un artefice degli universi, dei mondi, e che questi mondi, la scienza ci sta dicendo giorno dopo giorno, attraverso i sistemi anche quantistici, che la teoria degli universi paralleli, di più universi, è quanto mai fondata e sempre più verificabile. Io mi nutro anche di scienza, non vado a scatola chiusa in modo. Uso la parola bigotto senza voler offendere alcuno. No, assolutamente. Mi informo, leggo, proietto. Se c'è qualcuno che domani mattina mi dovesse dire che il vero artefice è una creatura con otto branchie come i polipi,
due becchi, uno giallo, uno rosso e quattro peli in testa, ascolterei rapito la spiegazione, ma la mia fede rimane invariata nell'uno, nell'essere creatore. Non mi importa l'immagine di quest'essere, io ho la mia immagine che non è un'immagine. Sai una cosa, Giuseppe? Oh, perdonami, ti ho interrotto. No, no, è una forza, è un lampo di luce, una luce. È meraviglioso. E spesso non riesco a leggere, a vedere neanche io. Giuseppe, sai una cosa? A me nel mio percorso spirituale ha aiutato tantissimo a un certo punto del mio cammino affacciarmi al mondo scientifico. Perché più ne sapevo a livello scientifico, più credevo. Cioè il mio entusiasmo si è fatto più veritiero, non era semplicemente una sorta di ok, sono molto molto convinta di questo perché me l'hanno insegnato, ci ho creduto, l'ho preso per vero e quindi non mi faccio domande, sicuramente è un mistero insondabile, va bene così. Per quanto ci è dato di conoscere, di sperimentare nella vita, è bellissimo poter aprire la nostra visione e scoprire che quello che fino a un momento prima era solo una frase fatta, anche una preghiera detta così, acquista tutto un altro significato, un'altra profondità, uno spessore, una vita che altrimenti non avrebbe. E questo credo distingue la figura religiosa dalla figura dell'essere umano spirituale che apre il proprio cuore alla vita, la propria mente, contemporaneamente, non perché la mente sia il Dio della situazione o il cuore necessariamente, ma insieme possano lavorare per avere una visione il più possibile obiettiva di quella che è la realtà che stiamo vivendo, che poi non raggiungiamo mai, perché come dicevi tu giustamente è un divenire, cioè è un camminare verso, ogni giorno c'è una scoperta, guai credo se non fosse così, perché altrimenti sapremmo tutto ed è finito il gusto della vita, è finito proprio il motivo. A proposito Giuseppe, mentre metto il silenziatore al mio cellulare, me lo sono dimenticato, tutto bello garrulo, ti chiedo, dal tuo punto di vista, il senso della vita qual è? Il senso della vita è lasciare una traccia del proprio passaggio. Okay. Di fare qualcosa, cioè noi nasciamo per morire, quindi il nostro percorso è dalla nascita alla morte, ma una morte fisica a cui non corrisponde una morte energetica, una morte spirituale e dell'anima oltretutto. Anche qui le ultimissime ricerche stanno dimostrando un'estrema quantità di dati sui quali poter discutere e innestare altre discussioni. Sicuramente nel momento in cui noi prendiamo coscienza che siamo su questa terra, ci danno dei piccoli doveri che sono fai questo, ci insegnano, fai quest'altro, si fa così, si fa colà, devi studiare, devi imparare, però mano a mano noi che svolgiamo un qualcosa mettiamo in ballo non solo una memoria così di acquisizione dati, mettiamo anche in campo l'elaborazione dei dati. Allora questa elaborazione dei dati fa sì che ci si interroghi, si cominci a valutare, a soppesare. Io dico che noi dovremmo avere sempre quella famosa bilancina in mano è un metro per pesare e misurare tutto ciò che ci circonda, pesarlo nella giusta quantità e misurarlo per il percorso e per quelle che sono il progredire delle stesse cose. Noi dobbiamo, in base a queste valutazioni, prendere delle decisioni, elaborare delle decisioni. Le nostre decisioni hanno dei riflessi sia per noi stessi sia per gli altri, e quindi già questo ci fa capire, ci deve far mettere nell'ordine idee che non siamo soli su questa terra, quindi non possiamo fare quello che è nostro comodo ad uso e consumo personale,
E qui andiamo anche a sfiorare un'altra concezione che è quella della libertà. Certo. Libertà, 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 bellissima parola, ma libertà è un concetto che nei primi testi riconduce, così com'era il ricondursi a un qualcosa di correlato alla schiavitù, perché il contrappunto della libertà è il non essere liberi, quindi essere costretti, prigionieri o meno di qualcuno. Abbiamo i primi testi omerici tra il 1200 e l'800 avanti Cristo, che testimoniavano il concetto di schiavitù e di contrappunto il concetto di libertà. Libertà è un percorso individuale, non è un dato acquisito. Noi oggi diciamo che è un diritto naturale, perché i legislatori, gli studiosi di leggi, gli studiosi di antropologia ci dicono che se la libertà è un valore irrinunciabile, un valore enorme, si nasce liberi. Sì, tutti bei concetti, spesso però mortificati dagli stessi comportamenti di coloro che ti dicono che è un tuo diritto la libertà, però poi tirano calci per demolire questo concetto. È vero che la libertà è un percorso. È un percorso che tu fai. In questo percorso che tu fai, tu vedi se ci sono insidie, vedi se ci sono trappole, vedi come sviluppare, affinare il tuo concetto. Soprattutto devi imparare che la tua libertà non è mai un qualcosa che deve schiacciare la tua libertà, certo, perché tu possa dominare. Quindi vedi come si inserisco. Allora, la vita è un puzzle fatto di tante tessere, di tanti concetti, di tante sensazioni. A me piace trovare quelle che sono le sinapsi tra un concetto e un altro, perché è vero che è un tableau enorme dove tutti i concetti sono collegati tra di loro. Certo, noi abbiamo la missione, che scopo avrebbe la nostra vita? Ci mettiamo per terra, ci buttiamo, aspettiamoci, quando è che devo morire? Avvisatemi, così casomai mi cambio la camicia, mi metto una cravatta e così già sono elegante nel momento del trapasso, nel momento in cui vado oltre, andrò oltre. Non è così, ciò che noi facciamo si tramuta costantemente in energie, vibrazioni, onde che percorrono l'etere, percorrono il mondo, vanno oltre, si dipa. E noi dobbiamo fare, allora, le nostre vibrazioni positive determinano un arricchimento di ciò che di positivo già possa esistere, delle altre vibrazioni si unisce formando un egregore mirabile di energie positive. Le energie negative che scaturiscono dalle azioni negative, dalle azioni anche del non fare, perché il non fare il fare per me ha il segno positivo e il non fare ha il segno negativo. Si può essere colpiti da sana pigrizia qualche volta, per carità, è umano e fa anche bene al cervello, è una pausa di ristoro e rigeneratrice. Ma noi dobbiamo fare un qualcosa, essere utili nella vita a noi stessi, e allora siamo utili per procacciarci il cibo, per allevare la prole, per congiungerci e coniugarci e procreare. Già quello è un'opera, è un'attività. Meglio lo facciamo, meglio lasciamo delle nostre testimonianze. Quindi le nostre testimonianze sono nelle azioni e nelle vibrazioni, nelle energie che riusciamo a spendere. Aspetta che sto tirando a Giuseppe. Che rimarranno nell'etere anche quando il nostro corpo fisico... Assolutamente sì. È questa l'eredità, la responsabilità che abbiamo. Giuseppe, ci concediamo una piccolissima pausa e riprendiamo tra un minuto, così ci facciamo un caffè e torniamo. Simbolico, sì. Rieccoci qui, Giuseppe. Abbiamo parlato di tante cose bellissime, di come il suono, il rumore, così come veniva percepito dall'uomo agli albori della civiltà umana stessa. Immagina un po', cioè, che cosa doveva essere la vita e la natura
in quel momento della storia dell'uomo, quando si affacciava proprio all'esperienza della vita e di come il suono crei gli universi e continui a crearli attraverso di noi, le nostre parole, le nostre scelte quotidiane, sono un eco di tutto questo. Allora, io ora voglio giocare con te al gioco del botta e risposta. Ok? Ho delle domande molto intriganti, molto sfidanti, che richiedono tra l'altro un po' di pensiero. La sfida è quella di riuscire a, diciamo, mettere insieme una risposta che sia soddisfacente per chi ci ascolta, ma senza, diciamo così, rimanere troppo. Anche perché io sto già pensando a coinvolgerti ancora in questo spazio, Giuseppe. È troppo bello parlare con te, sentirti così, discorrere, fare dialogare con te. E quindi, se volessimo approfondire qualche altro tema, possiamo farlo in un secondo momento, quando ne avremo voglia, in un momento futuro. Allora, quali sono i tuoi valori faro? Hai parlato della libertà. La riflessione che mi viene da fare è, così, su due piedi, sì, come facciamo a essere liberi se non siamo consapevoli del fatto di avere questa opzione? Certo. Allora, io ti chiedo, oltre alla libertà, quali sono gli altri valori che secondo te sono importanti affinché la libertà possa esprimersi nel modo più completo nella vita di un essere umano? Diciamo che il concetto lo attualizziamo al XXI secolo. Quindi sulla base del vissuto, senza rifarci a tradizioni e valori che, ancorché antichi, sono sempre validi. Il discorso è che attorno alla libertà io vedo l'equità, quindi un sistema equo che colleghi i cittadini l'uno all'altro e tutti insieme alle istituzioni. Un concetto di fraternità, quindi un concetto di affratellamento delle genti attraverso quello che è una situazione, un concetto, una sensazione di amore universale, quindi voler bene e farsi voler bene. Quindi l'amore come molla, enorme molla della vita, dei rapporti sociali, umani. A questi valori poi aggiungerei sicuramente la giustizia e la verità. Io mi permetto di dire che dentro di me, sempre dentro ogni essere umano, in quel meraviglioso laboratorio che è il cervello umano, facciamo conto che ci sia un piccolo tempietto con 4, 5, 6 colonne che sorreggono il tetto che è l'individuo. La persona. Quelle quattro colonne sono i nostri valori e sono quei valori cui noi non possiamo e non amiamo derogare perché è il nostro recinto sacro. Quindi questi valori che ho citato prima devono rappresentare per ciascuno, magari aggiungendone altri, togliendone altri ancora, i valori. Il nostro il recinto sacro entro il quale non facciamo entrare nessuno per metterci una bomba a mano o un trick track che fa rumore e non lo scavalchiamo neanche noi, cioè non deroghiamo a questi limiti che ci siamo imposti. Ma questo viene dalle tradizioni e dai valori. I valori e le tradizioni sono quelli che ci trainano. Sono stato conciso, cerco di essere conciso nella risposta. Se dovessimo andare a toccare il concetto di valore, di tradizione, andremmo a toccare oggi quella quotidianità dove hanno vita facile coloro che stanno cercando di smantellare i valori e imporre dei valori nuovi. Quindi lì andremmo a toccare un altro tema, un altro campo, un altro contesto anche pieno di rovi e spine. Secondo te, Giuseppe, l'esistenza in ogni uomo di questo recinto che delimita il giardino interiore, uno spazio
delimitato dalle colonne, sostenuto insomma dai valori più importanti, quelli fondanti di ogni essere umano. È uno spazio che possiamo consapevolmente occupare per avere quello che Franco Battiato chiamava il centro di gravità permanente, anche quando tutto intorno dovesse sconvolgersi, la nostra vita, come è successo di recente, per esempio, cambiare senza preavviso. Allora, a tuo avviso, secondo te, questo spazio può essere utilizzato per ogni essere umano per mantenere il proprio centro, per mantenere anche un equilibrio emotivo che gli consenta di fronteggiare la realtà in continuo cambiamento mantenendo un minimo di serenità? Come la vedi questa cosa? È una domanda molto interessante, Jasmine, non è semplicissimo rispondere, però il discorso è che oggi l'uomo ha perso molta sicurezza. Ha perso molta sicurezza causa virus, causa la gestione di questo virus, ha paura, ha perso contatto con se stesso e ha perso quindi la sua grande arma, che è la consapevolezza di ciò che lui è e la consapevolezza di ciò che sta avvenendo attorno a lui. Quindi questa dimensione oggi è stata offuscata dalle mascherine, è stata offuscata dalla museruola, è stata offuscata dal terrorismo psicologico. Non entro nel merito delle motivazioni, motivato o meno motivato. Parlando dell'Italia, sono 7 mesi che siamo bombardati da spot, evocazioni, allarmi che ci spingono ad avere timore. Cioè, siccome l'individuo è fatto di sensazioni, è fatto di timori, è fatto di attese, è fatto di preoccupazioni, è fatto di amore e di paura. A volte prevale l'uno, a volte prevale l'altra. Sì, però direi che non è sereno al punto da... sta trascurando se stesso oggi. L'individuo sta trascurando se stesse, e si pone poche domande, persino si pone poche domande, cioè io oggi mi pongo la domanda, ma è vero quello che mi dice la parte A? È vero quello che mi dice la parte B? Perché A mi vuole obbligare a questo? Perché B mi vuole obbligare a questo? Però io devo prendere coscienza di una situazione, devo prendere coscienza che se A mi suggerisce una cosa, effettivamente me la suggerisce per il mio bene. E su questo possiamo discuterne. Ottimo. Passo all'ultima domanda, io direi. Anzi, la penultima. In che modo ciascuno di noi può dare il suo contributo a un risveglio collettivo delle coscienze? Allora, tutti possiamo contribuire in linea di principio. Ma questo insieme di persone che costituisce questo tutti, tra virgolette, che io ho citato, deve essere sintonizzato su determinate consistenze, cioè un insieme di valori, un insieme di culture, cioè ci vuole un background, perché non si può enunciare soltanto un qualcosa, ma lo si deve sentire. Se io sento qualcosa, prendo la spada e parto lancia in resta. Se non la sente, il mio è soltanto ha un valore evocativo, ne parliamo, però neanche un filosofare, è un fare accademia. Mentre invece oggi c'è bisogno di fatti concreti. Per fatti concreti io intendo delle persone coscienti, consapevoli, che conoscono bene se stessi, conoscono bene ciò che desiderano realmente, se questo loro desiderio è perseguibile. Cioè, un desiderio perseguibile che vuol dire? Che non vada a svantaggio di nessuno, deve andare a vantaggio di quella collettività con cui lui si va a coniugare per intraprendere un'iniziativa. Bellissimo, e questo si ricollega alla scoperta di chi noi siamo e del nostro scopo nella vita,
che è il nostro DNA spirituale. Ma direi di sì, assolutamente sì. Cioè noi non siamo un'elaborazione durata 9 mesi dell'unione tra un uomo e una donna. Quindi non siamo soltanto un incidente o una coincidenza, cioè dire che siamo nati perché c'è stata coincidenza tra il desiderio del genitore e della genitrice per procreare un qualcosa. È ben diversa la situazione, è ben diversa. E quindi noi abbiamo un onere che è su di noi, che possiamo portare con grande leggerezza se prendiamo consapevolezza di essere delle unità raziocinanti, che sono in grado di valutare, che devono costruire piano piano, mattone su mattone, la propria casa fatta di consapevolezza. Ma la consapevolezza è anche cultura. La consapevolezza non è qualcosa che si va al supermercato e si acquista, dice: senta, mi dà una confezione di consapevolezza, come la vuole? Dice: un po' sciapa o un po' saporita? No, a parte che la consapevolezza è saporita, sempre saporita, ma si costruisce mattone su mattone nella quotidianità. Se non si riceve la giusta educazione e se non si è stimolati soprattutto, la consapevolezza non sgorga da sola, come non nasce come un furuncolo, e si forma giorno dopo giorno. A volte io guardo con timore questa attesa di settembre che si riapra la scuola con dei banchi, con degli allievi, con degli alunni distanziati, è parte di una sorta di esperimento. Guardo con grande timore. Giuseppe, il tuo messaggio al mondo in un aforisma può essere tuo o può essere di un autore che tu stimi e di cui condividi la sensibilità? Di autori ce ne sono tanti. Mi viene in mente in questo momento Marcel Proust, che sosteneva come non sia necessario andare a caccia di nuove cose da vedere, ma occorre vedere le cose con occhi nuovi. Wow! Spettacolo. Quindi la politica è questa. Quindi qualcuno c'è sempre che tenta di metterci il prosciutto davanti agli occhi, sempre, oppure di farci suonare nelle orecchie la sua melodia, il suo piffero magico. Ma noi dobbiamo avere consapevolezza che noi valiamo, quindi consapevolezza di noi stessi, e non dobbiamo consentire ad alcuno, Jasmine, di mettere delle grate alla nostra mente. E alla nostra libertà, aggiungerei. Certo, assolutamente sì. Giuseppe, è stato bellissimo averti con me, averti con noi, e spero che ritornerai. Sì, io già ti prenoto. Mi fa piacere, ma sempre che chi guarda, coloro che guarderanno sopravvivano a questo. Ma certo, certo, perché lo sanno di già. Il nome di questo incontro è Soul to Soul Talk, sai, una cosa inglese che fa chic, in realtà vuol dire in buona sostanza un dialogo tra due anime che si parlano, ma non parlano per parlarsi addosso, parlano per irradiare consapevolezza, risveglio delle coscienze, desiderio di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte meravigliosa, perché abbiamo in noi tutto quello che serve e che a volte non lo sappiamo. O come dici tu, giustamente, è un percorso di giorno in giorno, di scoperta in scoperta, un po' alla volta, un po' alla volta, recuperiamo un pezzettino di noi. E allora, per distinguere se quello che viene da fuori è vero ed è accettabile, conviene visitare il nostro giardino sacro e conoscerlo palmo a palmo per poter prendere contatto con il divino che è già in noi. Certo, mi permetto di aggiungere a questo che dobbiamo entrare in questo giardino pronti allo stupore e alla meraviglia, ma pronti anche a porci delle domande. Dobbiamo sempre interrogarci. Io sono felice se stasera siamo riusciti a suscitare in chi ascolterà e vedrà
una curiosità, una minima curiosità, anche solo su un tema, una curiosità che spinga all'approfondimento, perché nulla avviene per caso. È vero, Giuseppe, e avremmo raggiunto lo scopo per cui è nato questo incontro. Io ti abbraccio, Grazie, abbraccio anche per il te, cuore. abbraccio tua moglie che i nostri viewer non avranno il piacere in questo momento, credo almeno, di incontrare, ma chissà, magari la prossima volta farà capolino per dire ciao Brunella e ci sentiamo presto, Giuseppe. Grazie Jasmine, a presto sentirti e una buona sera a tutti. Ciao, Buonanotte. ciao. Ciao, ciao.